Cari amici di Antenna Sud, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Ad Hop per voi. Io mi trovo nella splendida cornice del ristorante a sud di est sul lungomare di Cagno a Brescia di Bari, 17/B, e non potevamo che scegliere questa location per parlare di mangiar bene, sana alimentazione e dieta mediterranea. Ingrediente principale, come sapete, della dieta mediterranea è l'olio extravergine di oliva, che oggi in particolare proprio il re del nostro primo piatto, e ne parliamo con lo chef executive della cucina di A Sud di Est, Giuseppe Cutrinielli. Ciao Giuseppe. Ciao Lara. Vuoi dirci subito come si chiama questo piatto che possiamo definire un classico rivisitato? Hai ragione, questo qui è un semplice spaghetto aglio, olio e peperoncino con del branzino marinato allo zenzero. Quindi gli ingredienti principali, sì, quali sono? Gli ingredienti del piatto sono branzino, zenzero, peperoncino, prezzemolo e gli spaghetti. Naturalmente. E invece poi come si procede alla preparazione? La preparazione, come ho già detto, è semplicissima, perché è la base di un aglio, olio e peperoncino. Si fa soffriggere l'aglio nell'olio, peperoncino, poi viene un po' sfumato con dell'acqua per far sì che non si bruci l'olio. Dopo metto la pasta che cuocio nel bollitore, e alla fine viene messo il branzino, che viene precedentemente tagliato a sashimi, cioè sono delle listarelle, sì, un taglio particolare, e marinato anche qualche ora prima, marinato con zenzero e olio crudo. Magari se qualcuno non sa tagliare, ecco. Lo può fare anche normalmente a dadine o a listarelli. Perfetto, benissimo. Quindi è veramente un classico rivisitato, abbiamo detto bene. Per questo piatto abbiamo utilizzato un tipo particolare di olio extravergine di oliva agride DOP, cioè denominazione di origine protetta, con olive raccolte nella zona di Bitonto. E la particolarità di questi oli sono cioè che le olive vengono raccolte e molite subito dopo la raccolta, il che contribuisce a dare all'olio un sapore particolarmente erbaceo con un basso grado di acidità, e quindi in questo modo l'olio si sposa particolarmente con il peperoncino, che comunque contribuisce a dare sapore proprio a questo piatto insieme al sapore delicato del branzino. Io ti ringrazio Giuseppe, ringraziamo anche il tuo staff che collabora con te sempre con questi ottimi risultati. Sì, grazie a voi, e colgo l'occasione per ringraziare il mio staff, Vincenzo Cafagna, Alessandra Airbangbeck, i miei collaboratori all'esterno, Rocco Sfregola, Leo Stancarone, e i nostri titolari Lele ed Anna. E grazie anche da parte nostra per averci ospitato. Ricordo, il ristorante a sud di Est ne vale veramente la pena. Grazie Giuseppe, e invece noi ci rivediamo per un prossimo appuntamento con Ad Hop per voi. Arrivederci.